considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Giacomo, capitolo 1, versi 2. Perché mai Giacomo, responsabile niente meno che della Chiesa di Gerusalemme, scrive nella sua lettera di considerare una gioia le prove in cui ci troviamo? Che senso avrebbe essere gioiosi in una circostanza difficile e dura? Apparentemente nessuno, ma continuando a leggere, vediamo che nelle prove si esercita la fede. Ciò crea costanza, e grazie ad essa potremo essere completi e perfetti. Ma come mai alla prova è attribuito tanto valore da essere accostata a un sentimento quale la gioia? Dio si usa delle circostanze e delle prove per forgiarci, proprio come un fabbro tempra una spada. Una spada la si fa passare nel fuoco, perché solo quando il metallo è caldo è possibile dargli una forma. Dio vuole che il nostro spirito sia caldo, disposto cioè ad ascoltarlo e a fare la sua volontà, per potersi far modellare da Lui. Poi la si raffredda per conferirle durezza, e poi ancora nel fuoco e ancora nell'acqua, finché non diventa veramente resistente. I vari passaggi si ripetono, fin quando quel metallo grezzo non diventa un potente strumento, forte e costante nel tempo. Dio quindi si vuole usare di noi per compiere la sua volontà, e spesso sfrutta proprio le prove per prepararci a qualcosa di più grande in futuro. Perciò, se ti senti scoraggiato o non credi di poter riuscire a superare un certo ostacolo, non temere, perché il Signore è con te anche in quei momenti. Vuole coinvolgerti nella sua opera e aspetta solo che ti lasci trasformare da Lui. Dio ci benedica.